Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E questa sera saremo insieme un'ora non per parlare di storia, non per parlare di filosofia, non per parlare di arte, ma per parlare di una materia molto strana, la teologia, ma che, applicata a che cosa? Il video che precede l'ospite forse vi farà intuire di cosa parleremo. Potessi essere punito per i miei peccati. E il senso di colpa è più di quanto io possa sopportare. Un passato che voleva dimenticare. Io sono stato in guerra e non ho alcun desiderio di tornarci. Ho 7 figli e non desidero lasciarli senza padre. Una famiglia minacciata dalla guerra. Dobbiamo fare qualcosa. Ti proibisco di andare. Non sono un bambino. Tu sei mio figlio. Un figlio che combatte per i suoi ideali. Quando avrò una mia famiglia non mi nasconderò dietro di essa. Impiccatelo ed esponete il suo corpo. Colonnello, vi scongiuro, il codice di guerra. Gradireste una lezione, signore, sul codice di guerra? O la do alla vostra famiglia? Prima che questa guerra finisca, io vi ucciderò. Perché attendere? Io tornerò. Posso fare istanza, signore, per il trasferimento di mio figlio sotto il mio comando. Io sparerò per primo. Voi cominciate dagli ufficiali. Non sappiamo quando o dove ci attaccheranno. Dove ha imparato a cavalcare e sparare? Me l'ha insegnato mio padre. No! Ma quanti ce n'erano? Forse uno. Uno solo? Sembra più uno spettro che un uomo. Questo spettro portatelo qui da me. Non è condotta da gentiluomo. Lo prenderò come un complimento. Bene, avete visto questo video, quel famoso film Il Patriota con Mel Gibson. E perché parleremo di questo? Perché parleremo della teologia applicata alla politica estera degli Stati Uniti d'America. Ecco, qui ne parleremo con un nostro gradito ospite, un luminare, un sommo, un dotto, nostro associato, ma che già avete visto altre volte parlare con noi. E parlo di professor Fernando Di Mieri. Buonasera Fernando, come stai? Bene, buonasera a te, buonasera a chi ci segue. Bene, bene, Fernando. Ora, signori, avete visto questo video perché? Perché un giorno, siccome ci sentiamo spessissimo con Fernando, sentii un programma dove praticamente c'era un senatore americano che nella prima metà dell'Ottocento, in un suo famosissimo intervento al Senato o alla Camera, adesso non ricordo nemmeno il nome, lui praticamente vantava il fatto che gli americani, l'America, gli Stati Uniti d'America erano diventati il popolo eletto di Nostro Signore. Certo, sentendo poi i vari presidenti americani che sono seguiti negli anni, seguendo non ultimo Reagan che diceva che il tenore di vita degli americani non può essere negoziato, e poi l'ultimo Bill Clinton che diceva che erano il modello di civiltà, di cultura e di costumi dell'America era quello dominante e quindi doveva essere quello adottato da tutto il mondo, mi è venuto voglia di chiamare Fernando perché lui è un espertissimo, voi sapete che è uno studioso di teologia, uno storico della filosofia, ma soprattutto a livello universale. E lui mi ha detto, ragazzi, ci sta tutta una bibliografia, una documentazione su questo. E ci ha detto, Fernando, allora facciamoci una chiacchierata andando avanti uno schermo. E così è andata. Premetto una cosa, e questo ci tengo a dirlo, non c'entra assolutamente nulla con la questione del conflitto bellico che oggi sta infiammando l'Europa. Noi per nostra scelta, confrontandoci anche con i nostri associati, abbiamo deciso, pur nonostante
ci siano tantissime persone che ce lo stanno chiedendo, di non trattare assolutamente l'argomento bellico che ci sta riguardando in questi giorni, per una questione di rispetto. Uno, perché non abbiamo voglia di strumentalizzare una tragedia che stanno vivendo il popolo ucraino, indirettamente anche un'altra parte di popolo ucraino che sta a sud, quindi non ci va di speculare e di non avere nessuna visibilità. Quando sarà tutto finito, quando tutto sarà più chiaro, anche seguendo l'indicazione del nostro saggio Raimondo, che dice sempre, mi ha detto, non la voglio manco guardare, perché tanto tutto quello che dicono, nessuno sa la verità, la sapremo più in là, decideremo, faremo anche in quel caso una puntata. E credo che questa abbia anche, sono certa che anche l'approvazione tua, Fernando, di questa mia posizione, di questa nostra posizione. Sì, certo, l'abbiamo concordata ovviamente. È chiaro che una volta finita questa tragedia, almeno nelle sue manifestazioni più cruente, addirittura sarebbe opportuno estendere il discorso che stasera andremo facendo per spiegare anche quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore. Perché anche in questo caso è possibile dare una lettura, come dire, che ha sul fondo motivazioni teologiche. Ecco. Sono d'accordo sicuramente, per cui questo è un lavoro che si potrà fare successivamente. Anzi, spero che questo successivamente sia presto per tutti. Si presenta. Come si dice in gergo? Perché prima si conclude questa tragedia, naturalmente meno lutti. Come si suol dire, a bocce ferme, insomma. Fernando, come dici, allora la clip che ho messo l'ho azzeccata? Ma credo proprio di sì. Adesso cercheremo di fare una carrellata che naturalmente comporterà innanzitutto dei riferimenti storici, per cercare di capire che cosa è in grado di spiegarci tanti aspetti della storia americana. E sono aspetti che ci coinvolgono, ma ci coinvolgono decisamente, soprattutto per quella che è la storia dell'ultimo secolo. Beh, prego. Gli americani, la nostra, è inutile dirlo che da più di un secolo, già dalla prima guerra mondiale, la nostra storia si incrocia con quella americana, insomma, soprattutto anche certo. Con tutti gli immigrati, anche noi abbiamo contribuito a civilizzare il popolo americano con tutti gli immigranti che sono andati lì, hanno portato i nostri costumi, tradizioni, arte, cultura. Certo. E quindi a parte per i motivi bellici, perché poi uno ricorda sempre la guerra, ma sono anche altri motivi. Certo, Fernando, poi ti lascio la parola. Parliamo di un impero. Beh, come tutti gli imperi della storia, quello che ho potuto capire è che tutti hanno a giustificare le loro politiche imperialistiche attraverso delle giustificazioni trascendenti. Sembrano tutti quanti, hanno tutto lo stesso comune denominatore, sembrano tutti quanti scesi in terra per in missioni per conto di Dio, quando alla fine rimarrà sempre solo unico il popolo eletto, che è quello ebraico. Questa mia piccola premessa, e ti lascio parole, sbagliato oppure è specifica solo per questo? Sì, è chiaro che un impero non può reggersi se non ha una motivazione forte. Ecco, tu dicevi trascendente, può essere un'idea forza, può essere quello che si vuole, ma di solito si fa riferimento ad una sorta di missione che un certo popolo nella storia sente di avere e che lo porta a diffondere la propria azione in spazi a volte anche molto remoti e molto lontani da quelli vissuti originariamente, dal popolo che questa missione sente. La stessa cosa è per gli Stati Uniti d'America, insomma, che sono uno degli esempi più recenti di questo tipo di vocazione imperiale, che naturalmente poi acquisisce in molti casi vocazione imperialistica. Ecco. Quindi
sappiamo bene che purtroppo c'è anche questo risvolto. Fernando, prima andando nello specifico, poi io faccio l'alunno e tu il professore, lo sai che mi piace. No, figurati. Che, rispetto ad altri imperi del passato, loro si rifanno molto all'impero romano. Ho letto il libro di Impero di Toni Negri, che praticamente sì. Pensa che proprio sia una fotografia. Però che cosa c'ha di diverso rispetto agli imperi del passato? Noi abbiamo avuto la fortuna di appartenere all'impero più grande della storia, che era l'impero delle Spagne, dopo quello dell'impero romano. Però sì. Quello americano è una replica, o c'è qualcosa di diverso che non hanno avuto quelli del passato? Tenendo conto dei tempi che non sono quelli di una volta, è ovvio. Sì, questo va da sé. Ma io credo che ci sia qualcosa di profondamente diverso. Intanto questo qui è un impero presente, quindi che non è ancora caduto, anche se per il futuro non si può dire più di tanto. Ecco, cioè le garanzie che questo impero mantenga intatta la propria forza e la propria capacità di determinare o almeno pesantemente influenzare le sorti del mondo, è chiaro che come dire, per il futuro bisognerà fare i conti con tanti altri soggetti, con una Cina che già adesso è sensibilmente presente, con l'India che ha 1 miliardo di abitanti e tra poco prenderà piena coscienza della propria importanza nel mondo. Che so io, anche l'Indonesia, questo solo per quanto riguarda l'Asia, ma non ci dimentichiamo che qualcosa sta cambiando anche nel Sud America. Il Brasile non è più lo stesso di 30 anni fa, nel bene, nel male, quello che si vuole, non è più lo stesso. Quindi tante cose cambieranno. Però gli Stati Uniti, ecco, scusami e concludo la risposta, gli Stati Uniti sicuramente hanno qualcosa di diverso dai grandi imperi del passato. Certo, basti andare a New York, voglio dire, o anche ricordarsi di celebri film della storia hollywoodiana, no? Che so io, i sette fratelli, quel film, quella commedia che è stata epocale nella storia di Hollywood, che esplicitamente si richiama al ratto delle Sabine, tanto per dirne una. Capitol significa Campidoglio, quindi tutta l'architettura neoclassica e tutta quanta è ispirata a Roma, dal punto di vista giuridico, insomma, ci sono tanti addentellati che collegano l'impero degli Stati Uniti d'America all'impero romano. Detto questo, però, bisogna anche dire dell'altro. Questo quindi sicuramente lo vede, ecco, questo richiamo all'impero romano. Però bisogna anche dire dell'altro. Ricordiamoci che l'anima profonda degli Stati Uniti d'America, e con questo ovviamente io non bisogna neanche di sottovalutare l'apporto innanzitutto del mondo cattolico e così via, ma l'anima profonda degli Stati Uniti d'America è di tipo protestante. E allora bisogna, ed è quello che cercherò di fare più tardi, bisogna cercare di capire proprio alcune dinamiche interne a questo mondo. Non ci scordiamo che fino a non molto tempo fa, oggi c'è ancora, no, ma non lo si dice, ma fino a non molto tempo fa l'ideale era quello del cosiddetto WASP, no? Quindi WASP. White, quindi bianco, AS per anglo-saxon, no? Quindi anglosassone, e la P che stava per protestante, ovviamente. Era questo l'uomo che si collocava per ciò stesso al vertice della società americana. Le cose sono cambiate molto negli ultimi decenni. Ma qualcosa di questa sensibilità
io credo che ci sia ancora. Certo, non è più la stessa cosa da Kennedy in avanti, su questo non ci sono dubbi. Ma studiare attentamente la teologia millenarista può aiutarci moltissimo a capire la specificità di questa vocazione imperiale / imperialistica degli Stati Uniti d'America. Quindi tener conto sempre dello sfondo protestante e dell'anima protestante. Infatti ti volevo fare pure una domanda quando rimane ancora dell'essenza puritana con cui nacque la prima colonia britannica lì che arrivavano dall'America, dall'Inghilterra? Ma rimane, attenzione, intanto ci sono tanti gruppi religiosi, estremisti e così via che si richiamano direttamente a questo mondo, ma anche laddove non ci sia un richiamo forte e diretto, c'è un influsso, magari un po' mediato, un influsso marcato che si nutre di quelle radici, però secolarizzate. Perché non ci scordiamo che la società americana, che è stata un po' all'avanguardia in tutto questo, è stata quella che prima di altre ha sentito la forza della secolarizzazione. Con questo non voglio dire, perché se si va nell'America profonda, lì c'è effettivamente un modo di pensare addirittura arcaico per tanti versi. Quindi non voglio assolutamente dire che è una secolarizzazione piena, immotivata e così via. Però questa secolarizzazione c'è stata. E, d'altra parte, nel nostro immaginario attuale, gli Stati Uniti che cosa sono? Il paese della tecnica avanzata, il paese dell'industria avanzata e così via. Tutto questo è chiaro che ha esercitato una retroazione anche su quel mondo teologico di derivazione protestante, più o meno su certe forme in particolare di millenarismo, no? Protestante, e quindi occorre una lettura organica, ecco, fatta in termini, come dire, genealogici, cioè cercare di capire, ecco, partendo da quello che accade oggi, da quello che vediamo oggi, dalle motivazioni addotte da tanti politici, uomini di cultura, l'elite del paese, occorre vedere quello che essi oggi ci offrono e ci presentano, quello che ci dicono, in rapporto con questa tradizione del Nord America, e non lasciandosi ingannare dai filtri che mano a mano si sono frapposti. E quindi ecco quello che dicevo, una intenzione genealogica, cercare di capire come nascono queste idee e come si secolarizzano. Se si fa questa operazione si vede che laddove tu trovi il laicismo estremo, faccio per dire, no? Che anche quello c'è negli Stati Uniti, laddove trovi il laicismo estremo, gratta gratta, e c'è una motivazione teologica alla base. Però sono discorsi che possiamo fare con calma. Ma discorso che... Quindi parlando di secolarizzazione vuol dire pure che il trascendente forse sta tramondando pure lì. Loro hanno quindi una missione diversa e forse molto più idealista e teologica. Si sentono, perché con la secolarizzazione vuol dire che il trascendente lascia il passo al materialismo più... Secolarizzazione è l'uso... ecco, noi abbiamo per esempio in politica... un uso frequente di questo termine, soprattutto in politica e in diritto, no? Pensiamo al grande lavoro fatto da Carl Schmitt,
secolarizzazione è l'uso di concetti teologici in campo politico, che so, il concetto classico, quello di onnipotenza, che viene preso dal mondo teologico, applicato ad una realtà di tipo mondano, quindi politico, cioè lo Stato moderno, quindi lo Stato sovrano e così via. Questo accade anche nel dominio scientifico, per la verità, magari anche con altri concetti, come quello di onniscienza. Tutto questo ovviamente non vuol dire che sia stato cancellato il trascendente, attenzione, non ce lo scordiamo, ma negli Stati Uniti d'America il confronto è tra le varie posizioni in materia di religione e di quello che dalla religione può derivare è molto più aspro rispetto a quanto accada invece da noi. Pensiamo soltanto a tutto il dibattito che c'è a proposito di insegnamento della storia umana, no? Ecco, sentenze, controsentenze, poi divieti, ovviamente. Tutto questo da noi è assolutamente assente. Mi ricordo che ci fu un tentativo, ecco, eravamo forse nel 2004-2005, della Moratti di spostare di un pochino l'insegnamento evoluzionistico, ma niente di che, voglio dire, ne venne fuori una tale polemica che tutto tornò come prima e da allora non se ne è parlato più, per non turbare la quies italica. No, lì invece la pace americana, la pax americana, viene turbata di continuo da questi discorsi. Anzi, dirò di più, al di là di quella che è la situazione attuale, soprattutto a proposito dell'intelligent design, un processo come il processo Scopes, che ebbe luogo negli anni 20, nel 25, insomma, è addirittura dirimente nella storia americana e riguardava un'adozione libraria in una scuola. Chiaro? Cosa che da noi sarebbe inconcepibile, ovviamente, no? Perché siamo tutti pronti a mettere da parte questi argomenti che ci risultano poco interessanti. No, invece gli americani da questo punto di vista sono molto accorti e capiscono bene quello che è in gioco quando si adotta un certo libro piuttosto che un altro. E allora proprio il processo Scopes ha fatto epoca. Noi continuiamo ad avere polemiche, naturalmente, basta seguire tutte le cronache del Discovery Institute, quindi con i bollettini che ti mandano, eccetera, eccetera, perché poi ci sono dei bollettini esplicitamente dedicati alle questioni educative, per rendersi conto di come questa sia una situazione e un contrasto estremamente vivo nella società americana. Dall'altra parte, anche se non è questione di tipo innanzitutto religioso, no? Ma è evidente che le persone religiose di fatto per la gran parte sono schierate in un modo e di fatto le persone non religiose per la gran parte sono schierate in un altro. L'altra questione che è accesissima, ovviamente, anche più chiaramente per ovvie ragioni della questione scolastica, è la questione dell'aborto, no? Che da noi si tende a non sollevare, no? Per non scatenare il putiferio. No, là non gliene importa a nessuno, voglio dire, di scatenare il putiferio. Questo è il problema. E difatti, tutte le cronache lo rilevano, insomma. Adesso
Biden ha nominato un nuovo giudice, mi perdoni ma uso il maschile, insomma, se devo giudicare, se devo usare invece il femminile, non lo so, ecco, ma si tratta di una donna. Un nuovo giudice alla Corte Suprema è la scelta tra quei giudici che sono decisamente, loro dicono pro-choice, no? A favore della scelta, cioè della libera scelta, quindi in sostanza è un giudice, questa signora, peraltro scelta anche tra i neri d'America, questa signora è decisamente pro-aborto, e si è per di più, perché è qui il punto forte dell'attuale società americana e dell'attuale scontro nella società americana, per di più si tratta di una persona la quale è stata nella sua attività di giudice piuttosto, come dire, mite in certe sentenze a proposito di pornografia infantile. E noi sappiamo perfettamente, l'abbiamo già visto, tu hai ospitato pure un mio intervento a proposito di un disegno di legge avanzato nello stato del Maryland, perché sappiamo bene che adesso la questione si gioca in campo etico soprattutto su questi due punti, e qui il ruolo dell'ONU non è soltanto il semplice stato del Maryland, ma il ruolo dell'ONU ovviamente è tutto da approfondire, con le sue diverse agenzie, innanzitutto l'UNICEF. Due sono quindi i campi forti che adesso questa gente vuole invadere. Uno, la tutela della vita del neonato, per cui si tende a chiedere perlomeno, ma il discorso è lungo, perché forme di infanticidio, forme minimali, sono già legge, almeno per come le valuto personalmente, legge in alcuni stati. Qui ci sarebbe, se approvato questo disegno di legge, ci sarebbe il diritto indiscriminato all'infanticidio entro certe settimane dalla nascita, nello stato del Maryland. Quindi una delle grandi questioni, delle somme questioni, è la questione dell'infanticidio, legalizzarlo, eccetera, eccetera. E l'altra grande questione è quella della pornografia infantile. Fernando, io quello posso dirti che non è, dobbiamo meravigliarci di questa differenza tra Italia e America, perché un impero che si vuole considerare tale deve avere una visione periferica ampissima, quindi non può non considerare, poi soprattutto l'America è multirazziale, multietnica, e diciamo è un po' tutto. L'Italia ormai è una colonia, soffre di provincialismo, di colonialismo, quindi una piccola classe dirigente borghese che se si guarda allo specchio ha paura di se stessa, e quindi cerca di, l'abbiamo visto ultimamente con queste vicende del Covid, praticamente cose assurde, cioè, hanno paura pure di respirare, insomma. E poi soprattutto stiamo diventando un popolo che per potersi legittimare e per potersi dare una ragione di vita odia. Quando un popolo arriva a odiare vuol dire che non è più nulla, sei ormai decadente al massimo. Comunque adesso andiamo nello specifico del tema. Sì. Vogliamo iniziare proprio da quel che sicuramente il nome non mi sfugge, ma tu lo conoscerai benissimo, di quel 1852-53, non mi ricordo, al Senato, e fece un intervento che è passato alla storia, che praticamente diceva che gli americani si sentivano in missione il nuovo popolo eletto. Ma questa qui non è una affermazione isolata. Attenzione. Io adesso ti faccio vedere agli spettatori alcune citazioni. Come facciamo? Mi dai lo... Esatto, perfetto. Allora, alcune citazioni. Oh, naturalmente, sul rapporto tra teologia, religione e Stati Uniti d'America c'è una bibliografia amplissima. Io qua c'ho, ecco,
un titolo di un contributo di John Jodis, The Chosen Nation, no? The Influence of Religion, US Foreign Policy, cioè la nazione eletta proprio, no? Quindi prescelta, l'influenza della religione sulla politica estera degli Stati Uniti. C'è una valanga di cose. Michael Doran, che userò molto in questa esposizione, che scrive proprio su The Theology of Foreign Policy, quindi la teologia della politica estera. È una bibliografia amplissima. Allora, io qua ho riportato, ecco, tempi diversi. Parliamo di Bush, George Bush, quindi roba di pochi anni fa, pochi lustri fa, che parlava di nazione prescelta. Lincoln, l'ultima e migliore speranza della terra. Madeleine Albright, che ha lasciato questa terra proprio da pochissimo, la nazione indispensabile. Insomma, compiti. Gli Stati Uniti hanno la missione di trasformare il mondo, ecco, diffondere la libertà. In questo, voglio dire, ci sono Nixon, George Bush, ma assolutamente. Che cosa rappresenta? Mi ricorda molto il giacobinismo, la rivoluzione francese che doveva esportare la libertà e la rivoluzione. Il cliché è sempre quello, però, Sicuramente. E poi, quando si parla in termini di radici ideali, poi si scoprono delle parentele, delle vicinanze inquietanti, andando addirittura oltre il giacobinismo settecentesco. Ecco, quest'altra citazione, Bush chiaramente è un repubblicano, Roosevelt è un mito del mondo democratico, le forze del bene che combattono il male, qui manca due punti, mancano, non può esserci alcun compromesso fra il bene e il male. Naturalmente gli Stati Uniti si pongono sistematicamente come il bene, no? E lo vediamo, abbiamo detto che l'arcangelo, ecco, Michele. E l'abbiamo detto, non tocchiamo argomenti di strettissima attualità. Gli Stati Uniti sono stati chiamati da Dio. Inoltre, gli Stati Uniti hanno sostituito ad un più alto livello l'Inghilterra come nuovo Israele, in particolare dopo la morte di Cromwell. Cioè nel 600 noi abbiamo i padri pellegrini, eccetera, quindi subito dopo che si trasferiscono nel Nord America. Poco tempo dopo, diciamo pochi decenni dopo, abbiamo la stagione di Cromwell. Molti interpretano in senso millenaristico questo periodo. Finito questo periodo, a che cosa si rivolgono? Si rivolgono al mondo americano. Ricordiamoci che mentre per noi oggi l'America è soprattutto mondo della tecnica avanzata, della sperimentazione, grande medicina, grande eccetera eccetera. La Silicon Valley. Esatto, quindi che so io, il mondo dell'informatica, telematica e chi più ne ha più ne metta. Nei secoli scorsi era innanzitutto il luogo della purezza originaria, naturale, in cui si poteva effettivamente instaurare una nuova collettività ideale, una nuova comunità ideale. Ancora oggi c'è qualcosa così, ma si tratta di gruppi bene o male circoscritti, insomma. Ecco. Negli anni 40 del XVIII secolo, invece, Jonathan Edwards scrive che il preludio della gloriosa opera di Dio comincerà in America. Alla fine del XVIII secolo, quindi alla fine del Settecento, non ci scordiamo che nel frattempo noi abbiamo tra il 76, dichiarazione di indipendenza, l'83, conclusione del conflitto, abbiamo la nascita vera e propria dell'America, degli Stati Uniti d'America.
il millenarismo biblico si secolarizza come millenarismo civile. Ecco qua, questo è il punto. Che si incontra con il nuovo nazionalismo ed eccezionalismo. Nazionalismo, ovviamente, detto di un popolo che si compone di tanti popoli, di tanti arrivi, no? Può sembrare una nozione, come dire, una nozione azzardata, ma intanto la usano questi stessi teorici che io sbrigativamente ti ho citato. Scusami, Fernando, mi viene in mente, cioè, questi sono stati capaci di fondere un pensiero religioso trascendente con un pensiero gnostico, perché alla fine si sentono un'elite da come la pigli. Sì, sì, si sentono un'elite da questo punto di vista, per carità. Cioè che loro riescono, tra l'altro, dal punto di vista gnostico riescono a dire siamo comunque gli eletti. Ma se si assume lo gnosticismo in questo senso, sicuramente si sentono eletti e così via, insomma. Naturalmente il 1700 è il secolo dell'illuminismo. Noi sappiamo tutti che la stessa Costituzione americana è una Costituzione basata sul, come dire, su tutto questo mondo culturale che è stato elaborato in Europa. Che so, su basta pensare che il nostro Filangieri ha contribuito, esatto, al quarto e al quinto emendamento. Sì, basata anche sull'illuminismo napoletano. Ma questo significa che si sviluppa un vero e proprio millenarismo civile. Quindi se il mondo protestante del 600 era ancora legato a un millenarismo biblico, questo millenarismo biblico, combinandosi con quello civile, naturalmente a volte semplicemente secolarizzandosi, ma non è che si secolarizzi nell'immediato, però diventa millenarismo civile, ecco, secondo questa definizione di Natanacci, che si incontra con il nuovo eccezionalismo, cioè loro capiscono di essere una, con molte virgolette, nazione eccezionale per tanti versi. Diventa una miscela esplosiva. Si sentono portatori di una missione. Questo è il punto. Ora, attenzione, perché ognuno che si senta, portatore di una missione ha bisogno anche di un nemico. Di un nemico forte. Allora, da una parte c'è il vecchio mondo, no? Quello della cosiddetta tirannia, no? Eccetera, eccetera. Dal punto di vista religioso, ovviamente so bene che c'erano anche dei cattolici già alla fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento, ci mancherebbe, ma quello che dà il tono generale alla polemica religiosa è proprio l'anticattolicesimo. Non ci scordiamo che la polemica contro i cosiddetti, quelli che già tempo prima si chiamavano i papisti, è stata sempre molto forte nel mondo protestante, anche anglicano, insomma. Ora, questi sono tutti tratti che io sto, come dire, presentando per le generali. Poi il discorso si complica molto, ecco perché dopo dovremo scendere un po' in dettaglio, perché magari poi uno potrebbe avere la facile tentazione di individuare, questi sono i democratici, questi sono i repubblicani, invece è tutto fluido, diciamo, ecco, per usare una parola alla moda. Innanzitutto si sentono tutti americani. prima cosa. Ma non solo, poi gli stessi partiti, anche quelli rimasti, come dire, i maggiori rimasti, sono Partito Democratico e Partito Repubblicano, sono partiti che hanno attraversato
posizioni molto diverse nella loro storia. Perciò io adesso dico ancora quello che è un po' la sensibilità generale. Poi dovremo legare questa o quella fase a questa o quella impostazione teologica. Ecco perché io, come dire, in questi incontri, tu sai bene, non ho mai presentato slides, no? Invece stavolta ho sentito proprio la necessità per essere piuttosto chiaro, ecco, nella esposizione. Allora, ecco, è un fatto generale, gli Stati Uniti combattono l'errore in nome della verità, lo sappiamo, perché poi se gli Stati Uniti si sentono nel giusto, di volta in volta scelgono lo Stato canaglia, lo Stato cattivo, e magari... È il pensiero agnostico che mangia dall'albero dell'albero della vita, del terzo versetto della Genesi, dell'albero della libertà, noi che discutiamo alla fine. C'è molto però, di gnostico e di giacobinismo qui. Però quello che è importante è che poi di volta in volta lo stesso soggetto politico, per esempio uno Stato, da Stato canaglia diventa Stato amico o viceversa. Insomma, e d'altra parte sappiamo tutti che quando poi, ma queste sono considerazioni estemporanee, che quando poi gli Stati Uniti d'America hanno dovuto procurarsi le garanzie di sicurezza, le garanzie di, come dire, di lealtà in questa o quella parte del mondo, non è che hanno avuto troppi pruriti in termini di scrupoli, cioè si sono messi d'accordo con tutti. Il pensiero agnostico illuminista e giacobino è questo: tutto è ammesso in funzione di un'ideologia, quindi loro, quindi si può tradire, si può corrompere, si può fare il voltafaccia, si può fare di tutto, si può ammazzare, si può essere ammazzati, si può mandare a morire la gente. Cioè, la morale, quando... non è certamente la morale cattolica, nemmeno no. Forse la morale puritana, forse, credo. Diciamo che a quella puritana è un po' più vicina, ecco. Allora, però forse più calvinista, che anche nel senso che si sentono predestinati, e quindi a loro tutto è ammesso. Quello sicuramente. Quando poi ti senti troppo puro, inevitabilmente ogni tua azione è fatta da un puro. Per cui anche se ti vai a mettere d'accordo con un soggetto politico immondo, no? Dico immondo nel senso che opprime il popolo e così via, ma tu sei puro, quindi lo puoi fare. Vabbè, no, però... ma anche quando si parla di fare affari con le criminalità, prendere i soldi, business to business, non ho applicato pure negli affari, non ha importanza con chi i soldi da dove vengono. Cioè. Certo, certo. Allora, gli Stati Uniti quindi combattono l'errore in nome della verità. Attenzione, perché questa lotta contro l'errore, che di volta in volta viene determinata da essi stessi, no? Deve essere radicale. E io a questo punto devo purtroppo fare un riferimento non alla strettissima attualità, quella che stiamo vivendo, ma al modo generale di comportarsi nei confronti del nemico. Se gli Stati Uniti hanno deciso di qualificare come errore il comportamento di un certo Stato, no? Che quindi diventa nemico e arrivano alla guerra, e lì non ci sono limiti, lì ci sono i bombardamenti a tappeto. Noi abbiamo visto quello che è successo in Vietnam, abbiamo visto quello che è successo in Iraq, no? La nostra vicina Serbia 22 anni fa, ecco, anche in Serbia, no? 78 giorni. Dicevo l'altra volta quando ci siamo sentiti che Milosevic sicuramente era un sanguinario, e su questo non ci sono dubbi. Ma il Kosovo per il serbo è il luogo dell'identità,
perché nel Kosovo, nella piana dei corvi, è stata dei merli, alcuni traducono con corvi, nella piana dei merli è stata combattuta nel 1389 la battaglia, persa peraltro, persa, ma le identità si costruiscono anche sulle sconfitte. Soprattutto. E quella piana sta là nel Kosovo, cioè togliere il Kosovo alla Serbia è stato un modo per togliergli l'identità. Ecco, questo va detto, insomma. Che poi Milosevic fosse un sanguinario, quello è fuori discussione. Ora, per questo la trasformazione è cataclismatica, cioè è un vero e proprio cataclisma, non si ammette gradualismo. Anche questo è importante dire. E soprattutto poi gli Stati Uniti sono nel giusto. Che so io, anche quando ti fanno il bombardamento inutile, no? Ricordiamoci che le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, sì, è vero, saranno pure serviti ad accelerare di un mesetto le operazioni, ma oramai erano mesi che il Giappone chiedeva la pace, voleva soltanto salvaguardare la faccia, no, invece bisognava resa senza condizioni. Ma naturalmente c'erano anche altre ragioni, bisognava fare, come dire, una sorta di esibizione muscolare nei confronti dell'Unione Sovietica di Stalin. Poi c'erano le prove tecniche, naturalmente, perché un conto è provare nel deserto e un altro conto è provare sulla povera gente, ma intanto noi sappiamo bene quanti morti hanno provocato quelle due bombe. No? 6 e 9 agosto del 45. Quindi il problema è appunto creare il cataclisma. Gli americani si pongono come un modello. Ecco, attenzione a questa espressione qui, che sembra un'espressione neutra. Però comunque mi ricorda sempre la favola di Fedro, il lupo e l'agnello. Alla fine il lupo, l'agnello gli dice, alla fine torniamo sempre all'antichità, tutte ideologie, ma alla fine l'agnello che dice al lupo, hai deciso di mangiarmi, mangiami e basta. Allora, attenzione a questa frase qua, a questa espressione, una città sulla collina. Gli americani si pongono come un modello, una città sulla collina. Io l'ho messa tra virgolette per tutta la prima metà dell'Ottocento, ma anche oltre, tra virgolette perché The Town on the Hill è proprio il porsi come modello, ecco, la città armonica, la comunità, no, che si pone in alto, può essere vista, può essere guardata, e può essere naturalmente imitato. Come la chiesa al centro del villaggio. Ecco. Allora, negli ultimi decenni dell'Ottocento, invece, gli Stati Uniti abbandonano il modello della città sulla collina per mirare alla dominazione del mondo. Ecco, nel 98 loro fanno una bella guerra. Per la conquista delle Filippine, di Cuba, no? E loro diventano potenza coloniale, il che significa che loro che si erano opposti un secolo prima e poco più di un secolo prima, loro, come dire, opposti alle potenze coloniali di un secolo prima, no? E loro che dicevano questa è la terra della libertà, eccetera, eccetera, adesso diventano loro colonizzatori, no? Perché per un po' di tempo gli Stati Uniti hanno avuto pure questi territori. Ma non erano gli altri colonizzatori, a quanto pare. E torna la motivazione. Il presidente McKinley che cosa dice? I filippini, bisognava elevarli di tono, uplift proprio, no? Questa è l'espressione che usavo, civilizzarli, cristianizzarli. È chiaro, ma erano già cristianizzati. Ma loro già, la parola filippino viene da Filippo, imperatore di Spagna. Infatti, fino a quel momento, esatto,
fino a quel momento c'erano stati gli spagnoli, poi c'erano state lotte contro la Spagna e poi in tutto questo discorso si inseriscono gli Stati Uniti. Però sono importanti queste parole. Loro non avevano alcun bisogno di essere civilizzati, cristianizzati, elevati di tono, ma sono queste le parole che usa McKinley. Comunque parliamo di un periodo storico dove era impregnato di positivismo, eh? C'era il positivismo, il razzismo che era proprio la sua massima espressione. Su questo non c'è dubbio, per carità. Andando un po' più avanti nel tempo, Wilson prova a continuare da giovane la proposta dell'imperialismo americano, ma poi opta per la salvezza democratica. Io, per la verità, aggiungo, al di là di quanto dice Doran, questo, un modo per dire che gli Stati Uniti comandavano in altro modo. Parliamoci chiaro. Poi, esempi più vicini a noi sono ben chiari. Seconda guerra mondiale, no? Bene contro male, eccetera. Non ci scordiamo che, qualche decina d'anni fa uscì negli Stati Uniti un libro, The Nazi Connection, che documentava i rapporti tra gli americani e i nazisti negli anni 30, che erano rapporti belli stretti, insomma. La stessa famiglia Bush, Prescott Bush, era in rapporti di affari con loro, andavano tutti, insomma, d'amore e d'accordo. E poi, improvvisamente, per una serie di ragioni che noi ben conosciamo, diventa il male assoluto, eccetera. Queste inversioni, diciamo così, sono frequenti nella storia degli Stati Uniti d'America. Poi lo stesso Saddam Hussein, no? Fino a quando contrastava l'Iran, era un beniamino, e poi a un certo punto è diventato il delinquente assoluto. E Maduro, l'eredità di Chavez, eccetera. Insomma, sono tutti esempi. Andando alle ragioni più propriamente teologiche. In politica estera gli americani si dividono in due campi, protestanti modernisti e fondamentalisti. Ripeto, questo non toglie che ci sia stata e che ci sia tuttora ovviamente una forte presenza cattolica, eccetera, eccetera. Ma il tono generale viene dato da queste componenti. Ed è una divisione che continua ancora in qualche modo, in forme secolarizzate sicuramente, e al di là della secolarizzazione continua in forme esplicitamente religiose. C'è un momento fondamentale, il processo Scopes. C'è un momento fondamentale, il processo Scopes, che è degli anni 20. Abbiamo questo professore, il quale adotta in una scuola, in un liceo, adotta un libro di impostazione darwiniana. Si scatena la polemica, il che significa che propone una creazione dell'uomo, ovviamente in termini diversi da quelli che vengono proposti dalla tradizione biblica. Si scatena la polemica. C'è questo signore, William Jennings Bryan, democratico, ecco perché dico attenzione alla storia dei partiti e alle posizioni fondamentali che di volta in volta adottano, il quale, porta avanti la battaglia contro Scopes, difeso invece da Mencken. È un processo che cambia la storia degli Stati Uniti. Perché? Perché non, a questo punto si intrecciano intorno alla questione evoluzionismo darwiniano, sì oppure no, si intrecciano tante altre questioni. Bryan, in fondo, si richiama alla tradizione di Andrew Jackson, vecchio presidente della prima metà dell'Ottocento, alla tradizione politica di Andrew Jackson, che era una tradizione, di democrazia popolare,
eccetera. Ed è contro Brian, quindi un uomo che vive, è stato più volte, credo tre volte, non vorrei sbagliare, credo tre volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Quindi era un personaggio molto importante, insomma, nel dibattito degli inizi degli anni 20, e muore proprio mentre è in corso il processo. Brian quindi si pone contro le oligarchie elitiste in nome della democrazia popolare. Sono chiari i riferimenti alla tradizione biblica. Brian si muove nell'ambito della tradizione di Andrew Jackson. Attenzione, Andrew Jackson, che è l'uomo umile, attenzione, perché quando si pensa a questi stati, diciamo così, recenti, no? Ci si può facilmente lasciar fuorviare. Ecco, sono stati in cui non ci sono le sovrastrutture aristocratiche, non c'è niente di tutto questo, eccetera, eccetera. Già prima io ho parlato di guardia, chiaramente. E perché? Perché si formano immediatamente nuove aristocrazie. Andrew Jackson invece no, è uno che veramente viene dal popolo, però è anche uno che da una parte attacca il potere della Second Bank, no? Quindi di questo monopolio, non è un monopolio, ma insomma di questo centro di affari, ma dall'altra parte ha la mano spietata nei confronti dei nativi americani. In particolare mi riferisco a quello che fece contro i Cherokee. Quindi un personaggio complesso. Diciamo che nella loro politica espansionistica gli americani avevano anche un forte riferimento all'Antico Testamento, che era quella Esatto. Loro è molto vivo l'Antico Testamento anche oggi. Certo. Nella seconda metà dell'Ottocento i motivi jacksoniani si ripresentarono con, ecco, io ho avuto bisogno, come dire, di queste slide proprio perché insomma chi si interessa di queste cose magari le troverà anche pesanti, chi però non se ne interessa ha un appoggio visivo che può essergli prezioso. Si ripresentarono con il pre-millenarismo dispensational pre-millennialism, che è un aspetto del fondamentalismo. I jacksoniani, adesso facciamo proprio un confronto tra due tipi di millenarismo, pre e post. I jacksoniani appaiono ai loro avversari sciovinisti, bigotti, a causa del loro senso di giusto e sbagliato, o è giusto o è sbagliato, no? Non c'è via di mezzo, nonché per la loro disponibilità a combattere e morire per le loro idee. Adesso piano piano ci avviamo a capire perché, che so io, in certe scelte chi ha questo riferimento parlano di una persuasion, no? Un atteggiamento jacksoniano, si pone in un certo modo, e chi invece si pone dall'altra parte, perché noi dobbiamo, non possiamo dire semplicemente gli Stati Uniti si sentono come dire, nazione eletta, eccetera, eccetera. Però poi dobbiamo spiegare anche tante ragioni, che so io, America First, no? Lo slogan di Donald Trump, e invece la presenza dappertutto e la volontà di essere presenti dappertutto dei democratici recenti, insomma. Direi più dei New Con, che è sempre stato trasversale tra repubblicani e democratici. Ma ecco perché io non ne sto facendo una questione di partiti. Perché se si vanno a vedere le storie dei partiti, allora si vede che ci sono momenti di grande differenza da una stagione all'altra. E certe volte, ecco il caso di George Bush, certe volte si adottano
atteggiamenti che erano stati propri dell'altro partito in momenti diversi della storia. Proprio per spiegare tutto questo, io avevo bisogno di appoggiarmi a delle slide, insomma, se no sarei stato più confuso di quanto sono. Allora, spero di essere chiaro però. Nonché per la loro eccetera eccetera. Quando la nazione è minacciata, l'atteggiamento jacksoniano fornisce, attenzione a questi passaggi, l'atteggiamento jacksoniano fornisce una riserva incredibile di attivismo interventista, per poi tramutarsi nell'opposto, poi diventa isolazionista e addirittura pacifista. Non sempre, sono delle linee di tendenza che si possono verificare. Non so se l'America secolarizzata. Con la secolarizzazione, no, è chiaro che il secolo, scusa il bisticcio, della secolarizzazione forte è il XX secolo, ma è chiaro che si può risalire già per quanto riguarda l'Europa al 600, ma riferiamoci alle cose più recenti. Con la secolarizzazione, il legame tra atteggiamento jacksoniano e cristianesimo evangelico è più difficile da osservare. Ecco perché, al di là di certe manifestazioni esteriori, che cosa ha in comune il Partito Democratico statunitense attuale nella sua grande espressività, no, con la propria tradizione protestante? Che cosa ha in comune il presidente Biden, che è un cattolico dichiarato, con la propria tradizione di riferimento? No? Sappiamo bene che lì ci sono state e ci sono polemiche feroci a questo proposito. Oggi i jacksoniani sono cristiani evangelici, libertari e addirittura atei. Tendono ad essere di destra piuttosto che di sinistra, ma le loro radici sono nel Partito Democratico. Ecco perché ci sono stati dei cambiamenti forti, ovviamente. Dall'altro lato... Mi sembra molto una posizione comoda essere jacksoniano, siete tutti un po'. No, adesso lo vediamo meglio nel confronto con l'altra grande componente, cioè quella dei modernisti, ovvero un atteggiamento progressista, no? Ecco, è il progressivismo proprio, no? Dovrei tradurre meglio progressivista, no, ma... meglio, progressista, va bene. In teologia seguono il progressivismo, scusate il bisticcio qua, ma le devo rivedere queste slide, segue una visione post, prima abbiamo parlato, attenzione, ecco qua, di pre-millenarismo dispensazionalista. Adesso parliamo di post-millenarismo, dei tempi ultimi. In breve, la diffusione del Vangelo produrrà un millennio di pace e prosperità in tutto il mondo, prima del ritorno di Cristo. In contrasto con il premillenarismo dispensazionale, quello che abbiamo citato già prima, il post-millenarismo minimizza la fragilità umana e sottolinea invece la natura perfettibile dell'uomo e la sua abilità di migliorare grazie alla propria attività, alla propria azione e all'aiuto dello Stato. E così cominciamo piano piano ad entrare nel vivo delle questioni contemporanee, a spiegarci per esempio che cosa ci fa Rockefeller con un rapporto che adesso vi cito, il quale, come dire, realizza un tipo di impostazione teologica che però torna utile anche agli interessi di Rockefeller. Considerando lo sviluppo industriale, questo indirizzo si sviluppa molto soprattutto in direzione dell'umanesimo etico
stiamo attenti a questa espressione umanesimo etico, il che significa che questo indirizzo non è di quelli che tendono a salvaguardare innanzitutto una posizione teologicamente chiara, definita, e a vedere poi le questioni umanitarie. No, adesso si sviluppano in direzione dell'umanesimo etico. Questo diventa, il focus viene cambiato, vedi? Sposta il famoso umanesimo con la U, il famoso umanesimo con la U maiuscola. Ecco, che è una cosa molto diversa dal nostro umanesimo rinascimentale, umanistico, del periodo del 400, insomma, parte del 500. Una cosa molto diversa. Sposta il focus dalla pietà personale all'azione collettiva. Quindi vediamo pure questo spostamento. Si privilegia l'azione collettiva. Culmina nel movimento del Vangelo sociale, social gospel, che stiamo parlando degli inizi del XX secolo. Deeds, not creeds, cioè azioni, non credi. Ecco, allora la cosa importante è, ad esempio, dar da mangiare alla gente, eccetera. L'importante è eliminare la sofferenza. Quando la società si secolarizza, questo atteggiamento progressista che cosa fa? Promuove l'uguaglianza dei sessi e fra i gruppi razziali, per cui poi nel tempo si va ad incontrare con le diverse filosofie che di volta in volta si affermano, che sono negli anni 60 a Berkeley, noi abbiamo l'incontro, dico Berkeley per dire un luogo simbolico, diciamo così, ma in tanti posti, abbiamo l'incontro con Marcuse e con questi sviluppi del pensiero critico. E tra l'altro, apro una parentesi, allora, tra l'altro sappiamo tutti che adesso è in corso un vivacissimo dibattito a proposito della critical race theory, no? Che è quindi la teoria critica della razza, che è una, come dire, un indirizzo nuovo culturale che nasce dall'incontro della teoria critica della scuola di Francoforte con il problema razziale. E nell'ambito di questa teoria noi abbiamo visto, per esempio, un progetto che ha avuto una fama planetaria, il progetto 1619, lanciato, sempre quello, lanciato dal New York Times Magazine, no? In particolare c'è una signora che si è occupata di questo, Perché il progetto 1619? Perché nel 1619, ad agosto del 1619, arriva la prima nave di schiavi. No? Allora, ecco, nel 2019, un po' prima che esplodesse la questione Covid, il New York Times Magazine pubblica alcuni contributi, eccetera, eccetera, e lancia questo progetto, progetto 1619 project. Naturalmente, attenzione, perché fino a quando uno fa un'indagine storica, anche nel senso di assegnare delle responsabilità, perché è evidente che la schiavitù, come dire, non è una cosa bella, e quindi bisogna anche assegnare delle responsabilità, e l'Inghilterra da questo punto di vista di responsabilità ne ha proprio tante, ma non è la sola, per carità, ma l'Inghilterra diciamo che forse ne ha qualcuna in più. Allora, se si tratta di attribuire alla storia anche questa valenza, alla storiografia, anche questa valenza, quella cioè di assegnare delle responsabilità,
siamo nell'assolutamente non lecito, ma personalmente ritengo doveroso. E quindi su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, qui adesso si sta pure esagerando, nel senso che, ma pure se uno, lo sappiamo tutti che negli Stati Uniti sono tutti grassi, no? C'hanno, non tutti per carità, però hanno un problema di obesità, perché mangiano troppi zuccheri. È molto allora, serio. Esatto, è un problema molto serio per la salute americana. Ecco, una cosa del genere viene fatta risalire alle piantagioni di canna da zucchero che c'erano, in cui lavoravano gli schiavi, per cui alla fine la questione dell'attuale obesità così diffusa negli Stati Uniti d'America viene ad essere causata proprio da quel fatto, per cui, come dire, la questione del traffico, no? In certe città c'è un traffico pazzesco. E perché questo? Perché i nuclei urbani che si sono creati con i diversi schiavi poi alla fine sono diventati nuclei che non hanno saputo naturalmente accogliere le novità, per esempio le automobili, eccetera, eccetera, per cui certi posti sono del tutto impraticabili. Oh, allora, per carità, ma c'è un limite a tutto. Ecco, questo qui, per esempio, questo della Critical Race Theory, che tra l'altro non si preoccupa semplicemente di denunciare fatti precisi, ma l'intera impostazione. Ecco, per cui la stessa nozione di meritocrazia viene contestata, la nozione di oggettività viene contestata. No, quindi è un movimento radicale, no, di critica radicale, che poi è andato ad incontrarsi con la stessa concezione di virtù, ma non ne parliamo proprio su quello. Allora, che è venuta poi ad incontrarsi con il movimento delle Black Lives Matter, no? Quindi noi abbiamo avuto anche degli incontri nel tempo di questa tradizione millenarista pre o post. No? Ma ora ci interessano i post, con le forme di pensiero, come dire, le novità che venivano da altri luoghi o che venivano elaborate nelle università americane, eccetera, eccetera, la rivoluzione sessuale e così via, che ha portato poi, ecco, ad assumere certi atteggiamenti piuttosto che altri. Ecco, differenze. Progressive persuasion, proprio, è controparte jacksoniana, no? Loro sostengono, i jacksoniani sostengono, la libertà individuale, sono nazionalisti con tutte le virgole che abbiamo detto prima, no? Parlano in termini di autodifesa. Attenzione, applichiamo tutto questo ai grandi motivi di dibattito, no? Negli Stati Uniti che ci arrivano. Quindi isolazionismo, interventismo, armi da acquistare liberamente per la propria difesa e armi da proibire, no? Secondo un modello italiano, qui non è che sia proibito acquistare le armi, ma c'è una serie di filtri che da non dire, no? Naturalmente. Oh, dall'altra parte invece la persuasion, quindi è un atteggiamento, non è una linea precisa, una dottrina precisa, ma è un atteggiamento generale, progressista, distruzione delle ineguaglianze e valorizzazione dell'iniziativa politica, oligarchia, dall'altra parte invece i singoli e il popolo, internazionalisti, no? Fratellanza umana universale, quindi Cristo non è la sola via verso... Se mi dai un attimo di tempo e lo trovo subito, atteggiamento nei confronti del sionismo, perché sbrigativamente si dice no, gli Stati Uniti sono amici di Israele, sono amici dei sionisti. È una cosa molto sbrigativa, è una posizione molto sbrigativa, perché c'è anche chi invece ha cercato di fermare
per esempio il cosiddetto Deep State, no? Cercò di limitare l'iniziativa di Truman in favore, siamo nell'immediato post dopoguerra, parlo subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma, nell'immediato post dopoguerra, e quindi sappiamo che di lì a 3 anni viene fondato ufficialmente lo Stato di Israele, ma c'era chi non lo voleva. Truman invece è di quelli che approvano questa linea. Allora bisogna vedere il dibattito interno. E sì, come dire, si spiegano meglio le cose quando si va a vedere questo sfondo, questa radice teologica. La parola sfondo probabilmente non rende giustizia, perché è come se fosse semplicemente qualcosa che è alle spalle. In realtà c'è un rapporto organico. Ecco perché io prima, a un certo punto, ho addirittura preferito parlare di genealogia, solo che non riesco a trovarlo subito, questo punto, su Gesù, che non è, a loro dire, la sola via di salvezza, insomma, ecco. Jesus, perché l'Hawking Report, vale a dire il rapporto Hawking, che fu commissionato da John Rockefeller nel 1930, si preoccupava proprio di creare, di fare delle proposte che dovevano servire ad una nuova creazione politica, nel senso di creazione di una nuova via. Il rapporto è: Hawking invita i missionari cristiani a smetterla di far proseliti. Gesù, argomenta, non è il solo sentiero per la conoscenza di Dio. Il cristianesimo è senz'altro l'espressione più piena di verità, ma anche le altre grandi religioni esprimono elementi della verità. Fino a questo punto non c'è niente di strano, perché già San Giustino Martire aveva parlato delle verità, si parlava poi più o meno nei primi secoli dei cosiddetti semi di verità, eccetera, eccetera. San Giustino aveva parlato delle verità del mondo pagano. Quindi fino a questo punto niente di eccezionale. E che adesso la musica è cambiata, la stessa dottrina cattolica parla in questi termini, no? Quindi è che adesso la musica è cambiata, quindi si sminuisce ulteriormente il ruolo, la funzione salvifica di Cristo per accentuare questi aspetti di tipo vagamente umanistico. La chiave per la costruzione di questo edificio, ho parlato prima di creazione, è sempre quello slogan "Deeds, not creeds", quindi azioni, non credi. Si muove, attenzione, come prima abbiamo visto dei passaggi, da una parte a quello che sembra opposto, così li vediamo adesso. Si muove tra i poli del pacifismo idealista e la milizia, considerando il carattere eccezionale riconosciuto agli USA nel mondo. Ecco, quindi, poiché gli Stati Uniti hanno questa missione, no, noi dobbiamo darci da fare. Sembra che tutto questo confligga con una visione da pacifismo idealista. Invece non è così. Esattamente come all'incontrario l'atteggiamento jacksoniano aveva conosceva dei passaggi, se ci ricordiamo, non mi ricordo dov'è, ecco qua, quando la nazione è minacciata, l'atteggiamento jacksoniano fornisce una riserva di attivismo interventivo, poi diventa isolazionista e addirittura pacifista. Chiaro? Quindi John Rockefeller nel 1930 fonda la commissione di studio dell'attività missionaria, rapporto
superare l'idea che Gesù sia la sola via verso la conoscenza di Dio. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta che l'egemonia americana sia sempre moralmente giustificata. Moralmente giustificata. Pensiero gnostico, questo loro si sentono autorizzati a, cioè, si sostituiscono l'umanesimo con la U maiuscola, no? Ecco, allora loro ritengono il come dire, apprezzano l'ONU, le altre organizzazioni internazionali. Da quest'altra parte non è che c'è la contestazione, ma c'è una sorta di diffida, no? Di diffidenza, sono pure un po' stanco. Una sorta di diffidenza nei confronti dell'ONU. Vediamo l'atteggiamento, che so io, nei confronti dell'ONU di Barack Obama e di Donald Trump, no? Vedete che queste categorie servono a spiegare tante cosette. Allora, quindi i jacksoniani diffidano dell'ONU e delle organizzazioni internazionali perché distolgono dall'interesse nazionale, no? America first. Ecco, il multilateralismo nel caso dei jacksoniani, questa espressione viene, è una categoria creata naturalmente, ecco, questa persuasione, questo atteggiamento, perché poi viene definito proprio come un atteggiamento, attitude, no? Di tipo jacksoniano, come strumento per conseguire obiettivi, scopi specifici dettati dall'interesse nazionale. Quindi anche nei confronti del multilateralismo, una cosa è quel, perché sono multilateralisti, tra virgolette, tutti quanti, ma una cosa è chi parte da un interesse nazionale, un'altra cosa è chi invece dice che questo è inherently valuable, cioè quindi ha un valore intrinseco. Questo cambia tutto quanto, ovviamente. Cambia e giustifica la diversità delle posizioni. Ricordiamoci che, e così veniamo ad anni anche più recenti, che la questione oggi così dibattuta, acremente dibattuta tra pro-life e pro-choice, no? In tutti e due i casi viene a essere connotata, ecco, pro-choice diventa diritto. Ricordiamoci che all'inizio si diceva, no, ma c'è il caso estremo, che no, noi non possiamo far finta di non vedere una particolare sofferenza, eccetera. Adesso è stato tramutato in diritto. Cioè, rendiamoci conto del passaggio giustificativo che c'è stato, no? Oh, e questo come, naturalmente, come si spiega? Riprendendo proprio alcuni concetti di quelli che abbiamo detto prima, cioè sull'incontro di certo laicismo estremo con alcune caratteristiche che vengono, come dire, spontaneamente adottate come dire, sollecitate dalla civiltà contemporanea, per esempio la questione del narcisismo e dell'edonismo. Quando allora si combinano queste cose, si va al di là del caso eccezionale e si propone una trasformazione, no? Di quello che doveva essere un caso eccezionale in un caso ordinario, anzi, non solo un caso ordinario, ma addirittura un caso al quale si può, come dire, nei cui confronti si può esercitare una libera scelta perché è proprio diritto, che è proprio diritto. E sappiamo bene, l'abbiamo già detto prima, che oramai la partita grossa si gioca
su questi due Loro alla fine volevo aggiungere ancora una cosa. Per fortuna che anche l'altro fronte non sta fermo, quello diciamo pro life, no? Quindi quello che vuol sostenere il diritto alla vita. Il Texas ha fatto una operazione eccezionale, no? Con quella sua legge della Heartbeat Act, proprio, quindi legge sul battito cardiaco, ha fatto un'operazione eccezionale. Il Mississippi adesso, come dire, ha fatto una sua legge, adesso è in discussione e la Suprema Corte, naturalmente non, l'unica cosa per cui chiunque dovrebbe ringraziare Donald Trump è proprio quella di aver nominato alla Corte Suprema Amy Coney Barrett, e quindi è possibile, ecco, c'è la fondata speranza che la sentenza Roe versus Wade, che è una sentenza appunto, venga capovolta. Quindi c'è anche questo da dire, per la verità. Io adesso mi stavo concentrando sull'altro ramo delle questioni, però non è che i pro-life stiano fermi, attenzione, anzi, per la verità, proprio perché non sono stati fermi in questi ultimi anni, andando incontro anche a tante battaglie giudiziarie, eccetera, proprio per questo c'è una rinnovata attività dei pro-choice, quindi lo stesso Biden e così via, che pare che lo abbia tra i suoi obiettivi fondamentali, una rinnovata attività, dicevo, tra i pro-choice, il cui punto estremo sembra dato per il momento, perché qua non c'è limite, sembra dato per il momento alla iniziativa, quel disegno di legge che è stato presentato nel Maryland e di cui abbiamo parlato più volte. Non ci dimentichiamo, questo potrà sembrare anche, come dire, poco importante, eccetera. Però quando un pensatore come Peter Singer, no, viene invitato, che anni fa fu chiamato da passò ad insegnare a Princeton addirittura, e Peter Singer, quello di Liberazione Animale, no, tanto per dire una, è senz'altro tra i pensatori più influenti anche presso il grande pubblico. Quando uno così viene ad insegnare a Princeton, è chiaro che questo è l'indice di tutta una società, di tutta una società che si sta spostando, o perlomeno una parte della società che si sta spostando verso certe posizioni. Per farla breve, naturalmente tutti hanno simpatia per il Singer, che è quello dei diritti animali, eccetera, eccetera, però poi spesso ci si dimentica che Singer è anche quello che ha detto un neonato di uomo, ecco, quindi un bambino, insomma, ecco, per essere chiari, un bambino appena nato vale meno di un maiale o di una scimmia. Chiaro? Quindi parole sue e non parole mie, perché lui parla proprio di maiale, pig, no? Virgolettato. Non so parole mie. Allora, quando capitano cose di questo genere, voglio dire. Ma sai, ormai io credo che siamo pure a fine impero. Io, se vedo alcuni analizzando la storia, quando arriva nella degenerazione di questo tipo, l'impero secondo me sta finendo, come quello occidentale. E poi ritorniamo sempre al solito discorso, è sempre un pensiero gnostico, è Satana che dice a Eva: mangia i frutti di quest'albero, perché sarai tu che deciderai quello è il bene e quello che è il male. E quindi siamo sempre lì. Gli americani alla fine
ultimamente cambiano sempre a modo loro per poter giustificare le loro azioni. Quindi certe volte è una sovrapposizione continua, Fernando. Questo ho notato, non ci sta, c'è sempre una giustificazione, cioè alla fine si mescolano, è come se stanno dentro una trottola, dentro quel, cambiano le, molto gattopardesca, pure dal punto di vista teologico. Come la giri, loro giustificano quello. Sì, però di volta in volta giustificano con sfondi diversi, e sì, quelli però... prevalenti di volta in volta prevalenti. E allora bisogna saper cogliere quelli che sono questi sfondi diversi in modo tale da avere un quadro più, più come dire, adeguato. Però ho evitato dei concetti fondamentali, che so io, quello di utopia, tanto per dire, perché si realizza quello del il motivo degli Stati Uniti come terra dell'utopia. Insomma, non avrei potuto mettere tanta carne. Sì, ma allora, Fernando, io però ho visto una cosa, perdonami. Come tutti gli imperi all'inizio sono perfetti, abbiamo discusso con il professor De Antonellis, il gran capitano, all'inizio l'impero delle Spagne era un esempio di virtù eccezionale, poi dopo la guerra dei trent'anni, dopo la pace di Vestalia, la decadenza ha preso tutti, con l'Angioino la stessa cosa all'inizio, alla fine, gli americani pure, all'inizio utopia, virtù, e adesso sta morendo, calcola che è sparito il sogno americano. Prima si andava in America pensando di far soldi, pure facendo il garzone. Sì, sì. Il sogno americano, che è stato la leva del suo successo alla fine, non esiste più. Era molte volte finto perché poche persone riuscivano. Però a un certo punto, però, mentre in Europa una persona su 14 del ceto meno abbienti faceva carriera, in America sempre su uno su sette, c'è sempre stata la differenza, quindi era il paese delle opportunità, il paese del sogno. Io non credo che adesso sia più così. Ma rispetto all'Europa comunque è sempre il paese delle opportunità. Ma vabbè, per me l'Europa è fuori concorso, quindi lasciamo perdere. Però non è più come prima. No, certo, perché si stanno sclerotizzando delle situazioni. Volevo aggiungere che quando io parlavo di utopia, non è che usavo il termine in una accezione, come dire, così, cioè, desiderabile, ecco. Però diventa il paese dell'utopia, tanto per dirne una, ci sono dei socialisti utopisti che vanno negli Stati Uniti ad aprire delle comunità. Ecco, seguire queste comunità, cioè le ragioni di queste comunità, aiuta a capire molto delle vicende nordamericane, statunitensi in particolare. Aiuta a capire tantissimo. Tra l'altro, dirò di più, si potrebbero facilmente stabilire dei collegamenti con le utopie, chiaro, settecentesche. Apriremmo un fronte veramente scoperto. No, ma qui ci sarebbe da fare tanto, lo sai, se stiamo lavorando molto sul 99 per cercare di capire la genesi del mondo contemporaneo, oltre che... però certo. Ti ripeto, trovo molte analogie nel con diversità, ma trovo sempre molte analogie con la situazione del passato, il lupo all'agnello, l'agnello dice parli, alla fine decide, mangia e basta, cioè, e questo possiamo girarci attorno quando vogliamo. Comunque, Fernando, io ti ringrazio. di che mi dispiace, come vedi, noi abbiamo coraggio di parlare di tutto, insomma, anche materie così complesse. È una documentazione che lasceremo sul web, chi la vorrà vedere, saremo contenti se vedremo che l'ha vista una come chi l'ha vista 100. Perché poi bisogna avere anche il coraggio di non essere nazional popolari alla Festival di Sanremo, dobbiamo anche fare queste cose qui. Quindi diamo appuntamento ai nostri spettatori su queste materie così delicate, a breve sul discorso dell'infanticidio.
Io ti ringrazio. No, grazie a te per l'ospitalità e grazie soprattutto agli spettatori che hanno avuto la pazienza di guardarci, no? Ma hanno avuto la pazienza, ma il piacere soprattutto, anche perché tu riesci a comunicare concetti così complessi in parole molto semplici, quindi arrivi a tutti. Questa è una cosa molto importante. Grazie. Ti abbraccio caldamente e alla prossima. Ciao, grazie. Fernando. Ciao, buonasera a tutti.